Torna a bordo campo. Ciao Nicola Calonghi. Come Ciao stai? Ciao Matteo, tutto bene? Spero anche voi da casa ben ritrovati. Ci eravamo lasciati ad Alessandria, purtroppo. Vabbè, è andata come andata. Congratulazioni ad Alessandria, perché alla fine si era fatto il salto in B. È un altro campionato, questo si ricomincia oggi. Prima giornata, debutto in campionato nel nuovo torneo di quest'anno. Intenso, nuovo girone. C'è cioè il Fiorenzuola. È neopromossa, quindi insomma tante incognite, ma non manca la certezza dell'impegno e della grande coesione che Mister Vecchi, che è una novità anche quest'anno, ha già creato in questi mesi di lavoro. Eh, Nicola, lo stadio riapre le porte: 50% di capienza, finalmente potremo riassaporare il gusto di riavere i nostri tifosi accanto. Sul nostro sito, tutte le informazioni: feralpisalo.it per modalità di accesso, Green Pass, link per l'acquisto dei biglietti. C'è tempo fino alle 18, quindi vi aspettiamo naturalmente. Leggiamo, parliamo di campo perché il Turina ci fa da scenario, il nostro, il nostro fondale naturale, parliamo dei numeri perché questa partita è un inedito però ci, esatto. sono qualche, ci sono delle curiosità importanti. Assolutamente sì, appunto a Salò il confronto è inedito tra le due formazioni, abbiamo un Simone Guerra che riparte da 99, tanti sono i suoi gol nel professionismo, 5 in Serie B, 84 nel Lega Pro, 6 in Coppa Italia e 4 in altri tornei su 383 presenze, Simone Guerra che... Torna in panchina, sì. ha eh, alcuni problemi fisici per lui, ha a disposizione di mister vecchi, speriamo di vederlo presto anche in campo. Il Fiorenzuola che torna nel calcio professionistico dopo 20 anni con l'ultima partita che risale al 26 maggio del 2002: un 1-1 a Trento nel play-out che sancì la discesa nei di dilentati dei rossoneri emiliani. Al debutto su una panchina professionistica il mister del Fiorenzuola Luca Tabiani. Che eh, allena, appunto, eh, la società certo. dal 2021-2022. Quindi, dalla, da questa da stagione quest certo. dirige il Signor Longo di Cuneo e i primi numeri di questo nuovo campionato li abbiamo dati. Dicevi, Fiorenzuola eh sì. eh, torna al professionismo. Una squadra che ha già dato prova di giocare un buon calcio nell'uscita in Coppa Italia contro il Virtus: Antella, sconfitta solo 1-0 a pochi minuti dal termine. Certo. Su calcio di rigore, per cui sarà un match. Sicuramente che avrà tanto da dire. Speriamo di vedere, appunto, un bel inizio. Da parte dei Leoni del Garda, in Firenze c'è un ex, Mister Vecchi, perché nel 94-95, sì. per quattro stagioni, mi sembra, lui giocò negli Emiliani e sfiorò la Serie B, quindi per lui lo ha detto anche nell'intervista, è comunque una partita con un forte sapore di Amar intenso, ma oggi si resetta tutto, l'ha detto anche Mr. Vecchi nella consueta conferenza stampa prepartita. vogliamo iniziare con una vittoria e proseguire, possibilmente verso l'obiettivo che quest'anno è molto ambizioso, come solito d'altra parte porre gli obiettivi del presidente Pasini quarto posto minimo, quindi tallonare le prime della assolutamente, classe assolutamente, infastidire le big Certo, tanti volti nuovi eh, nello staff, ma soprattutto tra i giocatori. Gli ultimi due, Luppi e Porro, li abbiamo ufficializzati proprio ieri. Quindi l'attaccante classe 90 e il portiere classe 2000 che vengono ad aggregarsi al gruppo proprio in Extremis. Martedì si chiudono le trattazioni. Le trattative di calciomercato vedremo se ci saranno sviluppi. Probabili formazioni. Andiamo a leggere i giornali di Brescia. Andiamo a leggere cosa ci dicono i colleghi del giornale di Brescia. Partiamo con la formazione ospite, il Fiorenzuola, che schiererà un probabile 4-3-3 con Battaiola tra i pali, Potop, Ferri, Cavalli e Di Marco in linea difensiva, Esposito, Zaccariello e Palmiere centrocampo, Molinaro e eh, Curraino con Oneto a formare il tridente offensivo. Risponde il probabile 4-3-1-2 di mister Stefano Vecchi con Gelmi tra i pali. Eh, linea difensiva da sinistra a destra composta da Brogni, Bacchetti, Legati che ritorna dopo il giorno certo. di squalifica, e parleremo anche di questo: eh, scontato in Coppa Italia, e Bergonza a completare la linea difensiva. E Geligiu Carraro e Guidetti eh, si spartiranno la linea di mediana. Balestrero a supporto delle due punte, spagnoli e Miracoli. Questo è il probabile primo undici di campionato di mister Stefano Vecchi. Parlavi di Eli legati, perché eh, parlavi anche di Coppa Italia, anche esatto. il nostro turno, il primo turno di Coppa Italia è andato male sul campo, perché purtroppo abbiamo perso. Nonostante un'ottima prestazione, è mancata solo anche un po' di fortuna in area. Tante occasioni create. Esattamente, però proprio ieri è uscito il responso del, del grazie infinite del ricorso che abbiamo fatto. Quindi il giudice sportivo Stefano Palazzi ha detto che abbiamo ragione noi, il ricorso è stato fatto perché la Pro Patria. Ha schierato un giocatore che in teoria avrebbe dovuto stare in panchina. O comunque, anzi, nemmeno. Dove esatto. avrebbe dovuto, era proprio. avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica. Così, come, Così noi. come noi. Con Elia Legati: 3-0 a tavolino per noi. La parte ha già annunciato il controricorso. Ad oggi, il 15 settembre, con la Juventus Under-23 ad Alessandria, giochiamo noi. Vedremo poi che cosa, cosa dirà decideranno, il assolutamente preziosissimo contributo. è il momento degli extra perché abbiamo presentato, troverete tutto sul sito, sui social, su YouTube per Alpisolo TV tutte le interviste, i Feb 4, li abbiamo chiamati così, quattro ragazzi aggregati dalla Primavera 3 alla prima squadra, eh, Gualandris, Zanini, Cristini e Musatti, eh, dei giovani che vanno dal 2002 al 2004, hanno avuto una grande una crescita esponenziale in Primavera, grazie ovviamente anche all'immenso lavoro dello staff e dei dirigenti del settore giovanile che hanno preparato, confezionato per i grandi, questi quattro giovani che hanno grande eh, sicuramente ambizione e grandi qualità, grandi doti. Al, si alterneranno con la primavera 3, è un, è un bellissimo messaggio questo per il nostro club. Quindi andate a leggervi tutte le curiosità anche su questi eh, nuovi innesti eh, dei Verde e Blu. Spreaker, Nicola, ricordiamo perché siamo anche novità di quest'anno. Su, con i podcast assolutamente sì, abbiamo iniziato mh, sotto periodo playoff. Esatto. Comunque un progetto Radio LDG. Per ora il programma di punta Mondo Verde Blu che potete seguire, diciamo, le date ancora sono, sì, sono circa tre puntate a settimana più eh, lo speciale match day. Infatti, questa sera subito dopo la partita, potrete trovare su Spreaker e sui nostri canali, ovviamente Facebook, certo. Instagram e Twitter il nuovo podcast di Feral Pisalo che pian piano durante l'anno si arricchirà sempre di più di nuovi contenuti, quindi rimanete aggiornati, su, seguite i nostri canali per non perdervi nessun contenuto esclusivo di questo nuovo eh, importante progetto verde-blu. Tante novità, anche il nuovo magazine che uscirà in partnership con il giornale di Brescia, quindi 10.000 copie inserite proprio nel quotidiano distribuito in tutta la provincia, un nuovo formato, una nuova veste, sempre tanti contenuti nuovi, nascerà anche lo Special TG quindi un contenitore di notizie di Feral Feralpisalò che andrà in onda sui nostri canali ma anche su Teletutto in prima serata eh, un 10 minuti abbondanti di notizie dal mondo Feral Feralpisalò in collaborazione con i nostri ragazzi del team Senza Di Me Che Gioco È quindi eh, inclusione e ovviamente il solito grande messaggio sociale di Feral Feralpisalò che vi ricorda anche di seguire su Instagram la nostra mascotte leo.feralpisalò che in questo momento ci sta guardando, <ride> vorrebbe venire qui ma farebbe solo qualche disastro perché è particolarmente agitato <ride> oggi Nicola, allora, sì, Cuor di Leoni c'è e ci deve essere sempre, soprattutto in campo. Il nostro nuovo hashtag, assolutamente. assolutamente. Quest'anno abbiamo un nuovo hashtag, eh, ne abbiamo i nostri un canali altro. sono sempre quelli, quindi seguiteci su Instagram, Facebook, Spreaker, YouTube e quant'altro per rimanere sempre aggiornati sul mondo dei Leoni del Garda, il nostro hashtag ufficiale di quest'anno appunto Cuor di Leoni, l'hashtag che non è più certo. noi siamo i Leoni del Garda ma Leoni del Esattamente. Garda. Esattamente. Per Fio, per seguire la partita di oggi, il Level Sport, saremo anche su Sky perché la Lega Pro ha ufficializzato il prosieguo della partnership con eh, il canale sportivo Sky Sport, quindi Importante non ci conferma, sono scuse per eh, non seguire il eh, esatto. canale Pisalò. In campo i ragazzi devono andare tutto oggi, noi daremo tutto fuori, siamo una come grande sempre. squadra, come sempre forza. Leoni del Garda.